Anno nuovo, vita nuova, l'anno è iniziato già da 7 giorni, ma per noi è proprio un motivo di vita nuova, no? Dopo il nostro percorso sul mistero dell'incarnazione, sul Natale, le nostre puntate specifiche, torniamo un po' alle tematiche che avevamo interrotto prima di Natale. E se ricordate, soprattutto quelli che ci seguono, quelli che non ci seguono sempre o hanno perso alcune puntate o oggi per la prima volta si sintonizzano, potete rivedere le puntate su YouTube, il canale Padre Pio, e su Facebook. Tutti i giorni vengono messe le puntate del giorno. Bene, dicevo, prima del tempo di Natale abbiamo un po' riflettuto insieme su cosa aiuta il cristiano a far nascere in sé il coraggio per poter camminare nella santità, per poter vivere da cristiano coerente nella storia e nel mondo. E abbiamo visto che ciò che veramente ci aiuta a vivere la nostra fede, a farci santi, è lo stupore dell'amore che Dio ha per ciascuno di noi. E abbiamo preso tanti esempi. E l'esempio, diciamo, su cui ci siamo più soffermati è stato l'esempio dei santi. Ignazio di Loyola, Teresina di Lisieux, Teresa d'Avila, Padre Massimiliano Kolbe. Abbiamo visto il coraggio della serva di Dio Madre Maria Agnese Tribioli, la fondatrice della Congregazione delle Pie Operaie di San Giuseppe, che ci stanno ancora ospitando e ringraziamo per questa ospitalità. Abbiamo visto il coraggio di Padre Massimiliano Kolbe, eccetera, eccetera. Ma ciò che ci aiuta a vivere la nostra fede, oltre all'esempio dei santi, sono per esempio le amicizie spirituali. Perché dico amicizie spirituali? Perché ci sono amicizie umane che nascono semmai dal condividere la passione per lo sport, piuttosto che la passione per i libri, piuttosto che la passione per la montagna o per i fondali del mare, eccetera, eccetera. Le amicizie spirituali invece sono fondamentali perché si condivide insieme la passione di lasciarsi stupire dall'amore di Dio. Pensate all'amicizia tra San Francesco e Santa Chiara. Pensiamo all'amicizia tra Teresa d'Avila e Giovanni della Croce. Pensiamo all'amicizia tra Teresina del Bambino Gesù e il reverendo Bellier. Oppure l'amicizia di Charles de Foucauld e sua cugina Maria de Bondy. Oppure l'amicizia tra Giovanna di Chantal e Francesco di Sales. Vedete, io li ho citati perché li sto prendendo sempre da questo nostro testo che ci sta guidando, il testo Signore non ne posso più di Padre Pierre d'Escovemont, ma ce ne possono essere tanti. Anche quelle amicizie spirituali dei santi della porta accanto, come diremmo oggi, riprendendo le parole e l'immagine bellissima di Papa Francesco che lui ha riportato nella Gaudete et Exultate. Le amicizie spirituali, voi ne avete? Perché non me le raccontate? Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!